Amici di Fatti Food, ben ritrovati. Oggi le nostre telecamere ci portano su Scalea, dove qui potremo ammirare le bellezze di questo meraviglioso posto grazie al fatto che oggi proprio qui a Scalea c'è un evento in corsa, il Giro d'Italia, il famosissimo Giro d'Italia. Ma noi con le nostre telecamere ci soffermeremo lì dove c'è l'attenzione al gusto, al cibo e alla formazione legata agli alimenti. E poi con Tommaso Caporale ci ritroveremo in un ristorante del posto per assaggiare Sua Maestà il vino rosato. A voi le immagini. Eccoci Giuseppe, siamo qui a Scalea, ci troviamo in un ristorante all'interno del quale si stanno degustando dei piatti in abbinamento a questa grande manifestazione di oggi, appunto orientata al Giro d'Italia. Si tratta delle Strade del Rosato. Io sono con due ospiti, qui con me Luigi Salsini, collega giornalista. Ciao Luigi. Bentrovato. E Francesco Pepere, che tra l'altro è il titolare di questo ristorante nel centro storico di Scalea, che ha fatto da location a questa iniziativa che è partita questa mattina con le scuole alberghiere, un tripudio di colori tendenti al rosato, il filo conduttore appunto il rosé, come la corsa rosa appunto del giro. Ma vediamo dalle immagini dove ci troviamo il contesto davvero straordinario di questa location, appunto Scalea. Allora Francesco, vedi questi ragazzi impegnati nella cucina del territorio con davvero tanti ingredienti oggi che sono stati utilizzati, ingredienti che tu usi abitualmente nel tuo ristorante, vero? Sì, ho visto che hanno utilizzato il cedro, infatti il cedro, essendo già noi nella Riviera dei Cedri, è un prodotto che viene utilizzato spesso in cucina, perché alla fine è un agrume che va sul dolce. Noi infatti abbiamo... lo proponiamo con il tonnarello, che è una pasta fatta in casa, aromatizzata al cedro, con scampi e pomodoro fresco. Ecco, quanto conta essere in questa location diciamo straordinaria? Abbiamo visto insomma questa torre, il centro storico, insomma Scalea davvero oggi offre anche un palcoscenico che è un valore aggiunto. La location è tutto, perché a volte non, come posso dire, non basta il buon cibo, ma basta, ci vuole anche la location, perché comunque bisogna rapportarsi sempre in una bella location per avere un bel ricordo, secondo la mia opinione. E beh, di territori, Luigi Salsini, tu sei insomma un antesignano, insomma ne hai girato tanti, tra l'altro sei proprio di ritorno, no? Da Parma, dal Cibus, e poi tu provieni da questa riviera, insomma, quindi è sempre un'emozione degustare questi piatti, no, identitari. Certamente sì, questo centro storico racconta tanta storia, come Scalea, d'altronde con Torre Talao, e poi la cucina del territorio, vista, rivisitata, ma soprattutto valorizzata nella sua
identità, proprio identità, questa cosa diciamo rilascia una grande energia. E questo centro storico sta riprendendo forza proprio grazie a... grazie ai ristoratori, grazie all'amministrazione comunale, insomma, tra l'altro si è messa a disposizione per questa importante kermesse che vedrà competere oltre 30 vini rosati di tutto il Mediterraneo, oltre che a questa mattina abbiamo insomma anche cercato di fare questa competizione tra gli istituti alberghieri, abbiamo seguita per voi, Giuseppe, dunque insomma una cosa davvero interessante. Vediamo qualche fase, volevo farvi vedere proprio qualche fase del concorso, la preparazione dei piatti che questi ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Praia a Mare, di Diamante e di Paola hanno preparato proprio per questo concorso, perché poi sono stati giudicati anche da giudici eccellenti, tra cui il presidente dell'Unione Regionale Cuochi Calabresi, Carmelo Fabbricatore, coadiuvato da altri due esperti. Vediamo. Amici di Fatti Food, avete visto quante bontà ci hanno preparato gli studenti degli istituti alberghieri, con quanta passione, quanta determinazione hanno messo all'interno di questi piatti, questa lasagnetta, questo sgombro, questo dolce, davvero un menù da capogiro, così gli organizzatori hanno voluto nominare, caro Luigi, questo menù che poi tra l'altro sarà sottoposto, Francesco, all'interno dei vari ristoratori che abbiamo individuato, che sono stati individuati come Pink Point, dove sono presenti appunto questi vini rosati, i migliori vini rosati della Calabria. Oggi ne abbiamo uno che non è calabrese, tra l'altro è fuori dal territorio nazionale, ne parleremo tra pochissimo, però prima volevo, ecco, sta arrivando il collaboratore per il piatto che stavi accennando all'inizio, quindi si tratta di che cosa, Francesco? Allora, questa è una tartare, noi la proponiamo in tre versioni, diciamo, su letto di ananas con riduzione al mojito, cipolla rossa di Tropea caramellata e su alga. Quindi tre versioni si possono assaggiare con una diciamo cronologia, oppure dipende insomma dalla, sì, dal commensale? Sì, di regola si deve partire sempre dalla, con l'ananas, che è quella più acida, poi si va ad addolcire con la cipolla, e poi in ultimo quella con l'alga, che diciamo va a chiudere tutti i sapori. Ecco, in questo caso che ingredienti regionali abbiamo? Sicuramente la cipolla. Prego, e poi la materia prima, che è il tonno, perché di base noi utilizziamo solo prodotti regionali. Allora, assaggiamolo un attimo. Nel frattempo, Luigi, volevo sentire da te quello che hai avuto modo insomma di sondare in quel di Parma, insomma questa kermesse del Cibus, fiera internazionale, che ha visto la Calabria tra l'altro ancora una volta straordinaria, vero? Sì, diciamo che è stata una bella ripartenza per la nostra regione con questo claim nuovo, Calabria straordinaria, voluta dalla Regione Calabria, dall'assessorato al turismo con l'assessore Orso Marzo, Fausto Orso Marzo, e questa cosa crea una grande emozione con un logo nuovo e tanta, tanta carne a cuocere, diciamo così, perché gli imprenditori ci mettono la faccia e ci mettono anche i propri sacrifici, però è importante poi presentarsi fuori dalla regione al Cibus o al Vinitaly con una veste importante, con un vestito importante, ricco di tante cose belle come il vino, come l'olio, come il pane, come l'andugia. Ne abbiamo davvero tanti, tanti. Noi di Fatti Food andiamo spesso a degustarli. Ritorno da te nel frattempo che Luigi assaggi la tartare, è un piatto tra l'altro rosé, in questo caso ce l'hai preparato anche per l'appunto, da abbinare a tanti vini. Nel tuo ristorante ne troviamo diversi di rosati, non solo calabresi, però tu stai fortemente puntando sulla presenza, no, della Calabria all'interno della Calabria, perché della penso che in Calabria ci sono tante potenzialità che non vengono sfruttate a dovere, quindi il mio compito, quello che mi sono prefissato, diciamo così, è di cercare di valorizzare al meglio quelli che sono i nostri prodotti.
focalizzandoci, infatti io mi sono focalizzato per lo più sui vini calabresi, la maggior parte infatti delle mie cantine sono tutte calabresi. Certo, beh, questo tra l'altro è un piatto che te ne pare, Luigi, che si abbina molto al rosato, vero? Risulta bella la presentazione, poi nulla a caso, quindi c'è un percorso anche del cibo, e questo vale molto. Oltre alla materia prima c'è anche un linguaggio del mangiare, di come questo cibo viene presentato ai turisti o chi viene qui. Ecco, oggi per la prima volta stiamo assaggiando in questo contesto un vino che proviene dall'Albania. Quindi ecco questa apertura ai rosati del Mediterraneo, Luigi, anche ai paesi... Anche questo non cade così per caso, perché il legame con l'Albania è un legame importante tra la Calabria e l'Albania, di fatto, con la cultura Arbresh, con i paesi albanofoni che chiaramente sono molto legati a queste cose, quindi mi complimento con te per aver anche... Certo, mi hai stupito sì. Questa volta, voglio dire, cioè questo vino da dove arriva? Arriva da un paese a noi molto caro. Che sta facendo bene anche in termini enologici, soprattutto sul rosato si sta puntando tantissimo, come stanno puntando tanti amici viticoltori calabresi. Devo dire che la tradizione del rosato è una tradizione davvero molto antica e su cui noi dobbiamo puntare, ritengo, sempre di più, perché possiamo esprimere un vino che diversamente dagli altri rosati italiani può dare delle caratteristiche. Diciamo che abbiamo un potenziale. Grande potenziale. Abbiamo un grande potenziale. Bene, allora, dopo questo piatto, il tuo chef ci ha preparato un primo, se non vado errato. Sì. Andiamo a vedere proprio in cucina le fasi della preparazione. Rieccoci qui di nuovo a tavola, Francesco, allora con un altro piatto preparato dal tuo chef, abbiamo visto le fasi, di che cosa si tratta? Ci anticipi? Diciamo qualcosa. Che è un primo poco rosa questo, a differenza dell'antipasto. Parliamo di un paccaro con rana pescatrice, cozze e vongole e pomodorino giallo. Beh, un must, diciamo, anche del tuo locale, sì. Insomma, immagino. Insomma, il mare, davvero l'essenza del mare in un primo piatto. E a cosa lo vogliamo abbinare? Oggi chiederei ovviamente un altro rosato, vediamo se arriva, ecco Mario ci sta raggiungendo, grazie. Beh, un rosato del territorio questa volta, Luigi, il Giro d'Italia impone un po' anche l'attenzione verso il rosa, ma quanto può dare questa iniziativa in generale al territorio? Insomma, questo passaggio, tra l'altro sono due le tappe, no? Certo. Che abbiamo... nel giro di questa Diamante Potenza. Diamante Potenza, sesta e settima tappa, dunque anche delle tappe abbastanza lunghe. Che cosa pensi, insomma, possa dare ancora una volta il territorio della Calabria, anche perché mancava da un anno? Beh, il Giro d'Italia negli ultimi anni è arrivato qui nella Riviera dei Cedri diverse volte. Comprai a Mare, Diamante, adesso ritorna dopo tantissimo tempo, però Scalea è stata sempre al centro delle attività di RCS, del Giro d'Italia, e questa cosa è una grande soddisfazione per chi chiaramente è qui anche nel cicloturismo e nella bicicletta ci ha creduto sempre. E parlo ad esempio di un'esperienza proprio di Scalea, di questo territorio. Qui nasce squadra Terun Scalea, una squadra che è voluta da due calabresi che sono andati fuori, lavorano proprio nella ristorazione, Maiko e Nicolas. Ma quindi è una squadra ciclistica? Una squadra ciclistica. Ah, ecco. E anche qui si è svolta qualche anno fa, prima della pandemia, prima del Covid, una gran fondo, quindi l'ambizione è stata altissima. Poi adesso c'è la ciclovia dei parchi, a Monde, il Parco Nazionale del Pollino, fa parte di questa
sinergia all'interno di questo momento. Ricordiamolo, perché questi paesi della Riviera dei Cedri fanno anche parte del Parco Nazionale del Pollino, quindi questo mare e montagna davvero non tutti, non tutti, però certamente. Possiamo ecco, sicuramente esempio, dire questo è un vino che proviene da Verbicaro, certo. Questo è Verbicaro. Anche in questo caso abbiamo un'identità territoriale non indifferente, perché in questo rosato probabilmente con questo primo piatto ancora di più, no, si esaltano, certo, i sapori e i sentori. Però no, c'è da dire anche che Scalea è la porta d'ingresso o di uscita verso il Mediterraneo con il fiume Lao, dove qui si fa il rafting. E poi ecco, sta arrivando proprio il primo rafting con questo pacchero. Allora, diceva Francesco, insomma, un piatto che utilizzi spesso nel tuo ristorante, insomma, i clienti tra l'altro sono clienti che hanno visto negli ultimi tempi anche un restyling del locale, vero? Sì, diciamo che gli abbiamo dato una bella rinfrescata. E dunque Verbicaro con Santa Maria del Cedro, vero? E anche i paesi legati Orso Marzo, Santa Maria del Cedro, parliamo anche di Santa Domenica Talao, dove anche lì qualche tempo fa si è scoperto il tartufo nero del Pollino, quando non se ne parlava proprio il tartufo qui in quest'area della Calabria. E questo vino, ecco, il Verbicaro, ricordiamo anche la famosa Verbicaro Doc, poi terra di Cosenza, certo, come ben sai, questa cosa ancora, questa tradizione del vino c'è sempre stata. Nell'antichità si è parlato anche di un chiarello, un passito, cosa diversa rispetto al moscato di Saracena, che arrivava fino alla corte del, chiamiamola corte del Papa, no? Sì, che hanno riprodotto a Cirella. A Cirella, con il famoso chiarello di Cirella, però parliamo sempre di uva Zibibbo di Verbicaro. E questa cosa ce la dobbiamo tenere in qualche modo gelosa, perché è qualcosa che abbiamo solo noi, come il cedro, che è questo frutto straordinario, dove i rabbini arrivano qui nella Riviera dei Cedri, in particolar modo a Santa Maria del Cedro, per raccoglierlo e per celebrare la festa più importante ebraica, che è la festa di Sukkot. La festa di Sukkot è qualcosa di davvero importante per gli ebrei di tutto il mondo. E anche questa qui è una cosa che è risaputa, però è anche giusto rimarcare, il legame con il mondo avviene qui, c'è sempre stata qui questa grande energia. C'è proprio questa, diciamo, davvero attrazione verso la Riviera dei Cedri, che davvero è una ricchezza, no? Per tutta la Calabria, devo dire, non solo gastronomica, ma culturale. Quello che stavi dicendo appunto ci fa capire che ci sono diversi aspetti. Scalea, insomma, è una cittadina importante, molto bella, ha un centro storico, ha degli spazi importanti come Torre Armentano, o meglio conosciuta Torre Talao, e poi il mare, il suo lungomare. Ed è in questo palcoscenico che abbiamo voluto ambientare questa puntata, e vi ringraziamo, grazie Luigi di essere stato qui. Non è un dato scontato, è il palazzo dei Principi Spinelli, perché adesso in fase di restaurazione, però presto agibile anche per gli eventi, e saremo qui, ritorneremo qui. Francesco, grazie a Francesco per la tua ospitalità, non ti ho visto ancora degustare il primo. Già fatto. Bene, è eccezionale davvero questo pacchero, e noi vi diamo appuntamento in un'altra puntata. Giuseppe, faremo in modo anche di farti avere i risultati di questo concorso, quindi anche tutti i nostri amici telespettatori potranno conoscere il risultato del concorso Miglior Rosato del Mediterraneo Selezione Tirreno nei prossimi giorni. La giuria è pronta, Giovanni Gatti, Giovanni Consoli e Guglielmo Gigliotti saranno qui pronti a degustare oltre 30 vini provenienti dalle regioni del Mediterraneo. Con questo brindisi vi salutiamo e alla Corsa in Rosa dedichiamo ancora una volta questo calice. A presto, alla prossima.